Vai. Cari amici vicini e lontani, siamo nei pressi delle festività che noi continuiamo a chiamare, perché quello è il loro nome vero. Sol Invictus, esatto, le Saturnalia. Esatto, e sono festività che risalgono ai primordi dell'umanità e che alcune forze si sono appropriate senza ragioni obiettive. Si trattava semplicemente della solita sostanziale mistificazione di qualunque religione, che sta comunque alla base della, soprattutto della religione cristiana. Il cristianesimo è una totale mistificazione. Basta vedere l'ostensorio, sì, che si dice inventato e messo a punto anche ideologizzato, sì, teologizzato da Bernardino da Siena, quel grande infame che era un predicatore da contro Siena, gli eretici, da Siena. La dice lunga in tutto e per tutto, ma ce l'aveva a morte, ce l'aveva a morte con quelli che dicevano che erano contro la Chiesa. Lui attorno al 1450 era a favore degli ebrei che andavano a mettere le usure sui prestiti che ufficialmente la Chiesa cristiana non poteva fare perché era intollerato dai comandamenti. È l'operazione che noi abbiamo noi due abbiamo ampiamente illustrato quando abbiamo fatto capire che l'usura ebrea è stata cristiano ebraica alla base degli interessi economici della Chiesa, perché gli usurai potevano esercitare l'usura previo pagamento di tangente, vedi caso, no, di condotta, era una condotta. Vabbè, comunque sia. Si chiamava condotta, il pagamento, il termine molto bello, no? Condotta, come la condotta medica, no? Esattamente, non a caso l'Italia democristiana è un'Italia a base di tangenti. Tant'è vero che, siccome qui stiamo per parlare di porcate incredibili, che però ogni tanto vengono alla luce anche grazie alla forza e al coraggio di certi battaglieri nostri amici, tra cui ci vogliamo mettere anche il professore Altieri, il quale è stato il primo, dico io almeno da quanto so, a mettere il ditino sulla piaga della famosa xylella, accusando la falsità intrinseca di tutta l'operazione, che dopo tu dirai, io voglio far vedere qui questo numero di Nuova Ecologia del 1993, dove in un articolo molto simpatico si fa le fanciulle di Rutelli, ho letto. Sì, no, vabbè, del nonno. Ah! Sono le fanciulle di Rutelli, del nonno. Ah, del nonno, sì, dello scultore, quello serio, insomma. Sì, 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 eccolo qui. Le fanciulle di Rutelli, perché Rutelli era il nonno e quello che ha fatto la vasca dell'esedra. La vasca dell'esedra, che è una cosa meravigliosa. Sempre in questo numero ci abbiamo anche Grillo Scatenato, ed è molto bello perché nel 93 è strano che poi Grillo negli ultimi tempi si sia calmato, perché avesse portato in Parlamento tutte le tematiche che lui ha portato qui, porco Giuda, rivoluzione era in atto. Era esattamente. Comunque noi sappiamo anche che le rivoluzioni hanno anche dei tempi lunghi, ricordiamoci che la vera grande... No, ma soprattutto hanno bisogno anche dei giullari. Oh, la vera grande rivoluzione è quella... In tutte le grandi rivoluzioni c'è il mefistofelico. Esatto, c'è sempre. Tipo quello delle zarine russe. Ma lui era tosto, eh. Era uno in gambissima. E c'era davvero Rasputin, che c'era davvero dei poteri paranormali. Tant'è vero che lo utilizzava per sedurre le femmine, perché poi il bello di sti fratacchioni è che quando non se la danno tra di loro e gli capita una femminazza tra le mani, questi gli danno giù, perché gli mettono dentro decenni di astinenze che si riversano tutte su queste brave ragazze. E le soddisfano, satollano proprio. Tolla madonna, se le fa soddisfano. Okay. Allora lui, giustamente, che la vedeva molto lunga, si opponeva
si opponeva all'entrata in guerra della Russia nel primo conflitto mondiale. Certo. La vedeva molto lontano, certo, come tutti questi. Beh, era vent'anni che era alla corte, quindi sapeva tutti gli interessi di tutti. E fu fatto assassinare per conto degli inglesi, che erano molto interessati a che la Russia entrasse al loro fianco. Vedi stranezza, anche il secondo conflitto mondiale. Udem. Secondo conflitto mondiale, dove soprattutto un uomo come Churchill, che era veramente interessato alla distruzione del polo russo, perché ovviamente geopoliticamente la Russia è naturalmente di contrasto con il potere economico, finanziario, mondialista e marittimo dell'Inghilterra, allora dell'anglo-giudo plutocrazia oggi, giustamente ha chiesto prima alla Russia di svenarsi per entrare in gioco contro la Germania, ma una volta che la Germania è stata, grazie alla Russia, distrutta, vedi caso, ha creato tutta una serie di situazioni. Ma Putin questo ormai lo sa, eh? No, lo sa benissimo. Tant'è vero che io ti voglio far vedere qui una fotografia che poi non so se l'ho messa tra queste tra questi giornali che volevo commentare. In ogni caso ho l'impressione che sia questa. Si vede benissimo una cosa che per me è un segnale veramente molto, disvelatore. Sì, è un segnale molto importante. Ho l'impressione che sia proprio qui, ed è di questo tipo. E Putin, assieme ad altri dirigenti della Russia attuale, era presente ai festeggiamenti a Parigi. No, in ricordo della costituzione, niente popò di meno, della Ceca. Ora, chi conosce un minimo di storia della diplomazia economica? No, non è tanto diplomazia economica, quanto della storia interna della comunità dell'URSS, sa che la Ceca è stata l'arma micidiale del potere dell'URSS, e che ha distrutto qualche milioncino di poveri russi. Quindi era la polizia segreta, o meno segreta. La CECA, pensavo alla comunità europea del carbone e dell'acciaio. La CECA con la K. Tu dillo, allora, CECA con la K. Sì, la CECA invece, della CECA diremo altre cose, perché all'origine, la CECA è veramente all'origine. Infatti non riuscivo a capire che cazzo c'entrava l'Unione Europea di oggi, che nasce non come Unione Europea politica, ma come unione economico e commerciale, da cui industriale commerciale, tutte sì, le cose che di lì si possono dedurre. Non trovo l'articolo, perché ogni volta che si trova che si cercano le cose non si trovano. E voglio far vedere questo pezzo qui, sperando che si veda bene, la frana delle tangenti. Ecco qui. Allora, le tangenti ci sono dappertutto, le frane ci sono dappertutto, l'istoria dell'Italia dal 1943 a oggi è una storia di tangenti. C'è scritto. E di frane. Esatto. Valtellina, la grande onda di Tangentopoli tracima nella valle colpita 6 anni fa da una catastrofica alluvione. L'opera di Mayont, scusa? Quello è ancora peggio. L'opera di ricostruzione ha messo in moto un giro di mazzette di centinaia di milioni, con il risultato 93. Di scatolare fiumi e torrenti nel cemento. Avete capito? E quando noi parliamo del caso Xylella, ecco qui, i precedenti ci sono sempre, capito? Eccoli qua. Non solo, e se c'è sempre una motivazione di tangenti a monte. Non solo si sono fregati i soldi, ma hanno inscatolato fiumi e torrenti nel cemento, che è il crimine più assoluto che si possa fare. È la più idiota opera idraulica che si possa fare. Esattamente. Oltretutto, ve lo dice uno che è perito idraulico, fra l'altro. Capito?
Quindi qui siamo, questa è la situazione vera. Così come con la xylella si è ottenuto, con questo falso della xylella che c'è sempre esistita in quei posti, si cercava di ottenere la distruzione di uno dei beni fondamentali dell'economia, della morale, della cultura, della civiltà, anche artistico-culturale, perché nessuno può negare l'importanza dell'olivo, l'importanza dell'oliveto nell'antica Grecia cultura. A chi sradicava un olivo gli tagliavano la testa. Mi pare giusto. Un solo olivo, gli tagliavano la testa. Giustamente, e la appiccavano e la mettevano lì proprio. Attaccato all'olivo. Attaccata all'olivo, capito? Di sicuro dice, che cosa vai a cogliere? Ma non capisco bene. Se un'oliva, capito? O la testa. Poi sai, ogni tanto si dice appunto che i coglioni le chiamano anche olive, no? Quanto è vero, quando uno va a urinare. Cambio l'olio, l'acqua alle olive. Cambio l'acqua alle olive, va bene. Allora. Qui abbiamo una cosa lo che dicevo, i norcini questo, sì. I norcini. Vedi qui che c'è scritto. Berlusconi e il partito nel caos. Voglio leggere appena questa frasetta perché è del tutto simpatica. Dunque, il partito di Berlusca, che nell'inizio legislatura, cioè nel 2013, due anni fa, aveva questo numero di eletti, erano 98, oggi si sono ridotti in 58 e questo è il risultato della politica dei compromessi che è alla base anche dell'attività di Berlusconi. Non è una novità perché l'Italia è un paese avanti a compromessi, falsità, bugie, inchini di qua e di là, Arlecchino servo di due padroni, la stessa cosa. Ma adesso facciamo ancora delle altre cosette. Perché è veramente si sta. Allora, attenzione questa è il Sole 24 Ore di domenica 20 dicembre. I salvataggi bancari. Ma io non so che coraggio hanno questi mascherzi. Ma li pagano, sono allora, le veline dell'epoca fascista, le veline sì. della oddio. Sì, si chiamavano veline, sì, arrivavano proprio sotto forma di veline. Come si chiamava? No, le veline. Ho capito, la polizia segreta fascista. Non c'entra l'Ovra. Le veline non erano dell'Ovra, attenzione, molto importante. Era del Minkulpop. Era del Minkulpop, che è ben diverso. Che non vuol dire, non voleva dire Minculo il popolo, ma Ministero della Cultura. No, voleva dire pure quello. Infatti lo dicevano così. Allora, sistema solido, pochissime l'Etruria. Le Etrurie sono pochissime, noi lo sappiamo. Noi sappiamo perché hanno colpito l'Etruria. L'abbiamo già detto, ma lo ripetiamo. No, non sai una cosa importante. Dimmi. Allora, che la signora del gruppo, diciamo, la filiera dei Mattei, dei Renzi, dei Boschi, Mattei dei Risi. Quali? Matteo Risi. Ah. Matteo Renzi, dei Risi, dei Boschi, eccetera, fanno parte tutti di una consociazione a mungere Etruria. Certo. Una delle cose che è uscita fuori in questi ultimi giorni è che buona parte dei crediti elargiti senza sine condizio, senza garanzie alle aziende di questi che abbiamo citato adesso, esatto. E di altri. Sono stati addirittura nel 2013, se ricordo bene, messi nei debiti inesigibili. Esattamente. Cioè messi in sofferenza fra i 90 milioni delle sofferenze della Banca d'Etruria è imputabile a aziende di questi signori qua. Esattamente. Ma si può? Come no? Ma se può tollerare una cosa del genere? Ma questi come la gente tutto. Non va in giro con i forconi dalla mattina alla sera? Nei forconi, ma per inforcare, non certo. Per andare in giro a far vedere il forcone, come certi nostri amici siciliani certo. Che poi hanno fatto vedere il forcone e poi hanno lasciato che glielo mettessero lasciamo in culo a loro. Non entriamo. Allora, non entriamo in dettaglio. Questo che è scritto, questo è salvataggi bancari, le misure del governo e le inchieste. Poi il bail-in, attento, questo è il più bello, è un articolo, l'analisi, l'articolo di Gianni Toniolo, il bail-in nelle crisi non funziona. Toniolo, parente del Toniolo. Famoso Toniolo, certamente. Vice ministro.
sì, eccetera, eccetera. Il quale a sua volta era parente, come rumor, di tutta quella catena di cattocomunisti di inizio Novecento, che conosciamo molto bene e di cui è stato epicentro Montini, quello che ha dato il via a quello strano personaggio che poi è diventato Paolo VI, il quale ha fatto più danni lui che tutto che aveva, non c'aveva manco l'apparenza del Papa, quello. Niente, ma manco l'apparenza. Almeno questi ultimi, insomma, un trafficante di varie, di varie estradizioni e di varie inclinazioni, oltretutto. Comunque, il bail-in nelle crisi non funziona, completare l'unione bancaria. Allora, cosa andate raccontando? Vai a ballare, vai a bailare, baila Morena! Allora, tieni. Allora, qualità della vita, vince Bolzano, ma guarda un po' che stranezza. Sai perché? Indovina un po'. Perché c'è una provincia autonoma, regioni autonome. È naturale. E poi sottodischi questi. No, ma a parte quello. Questa è gente seria. Sai quanti c'hanno, allora, con i finanziamenti dello Stato che c'hanno questi, io ci farei il doppio di quello che fanno i tedeschi lì di Bolzano. Indubbiamente, oh, anche loro sono tedeschi. Perché loro riescono a avere elargizioni da parte dello Stato che sono circa il triplo di quello che viene dato a una comune provincia o regione italiana. Quindi con quei finanziamenti si può fare tutto e meglio. Infatti, è verissimo, sono tutti ricchissimi. In più ci metti una realtà economica eccezionale, quale il turismo, perché là il turismo è estivo e invernale. Certo. E anche delle mezze stagioni, certo, capito? Certo, certo. Per cui che cosa gli devi dire a questi qua? Certo. Siccome però sono crucchi, ricordatevi che nel Bolzanino la guerra civile non c'è stata, ricordatevi che nel Bolzanino nessuno è andato mai a bombardare,